incontrerà i capigruppo per parlare di stadio? Non so se è già stata fissata la data o se era qualcosa di indicativo. Io li incontro, però oggi non ho nessuna novità. Il punto è quello, cioè li incontro perché mi chiedono di incontrarle, però oggi io non saprei cosa dire, perché come sapete le squadre hanno chiesto di avere altro tempo, non mi ricordo se abbiamo dato 60 o 90 giorni, e per cui prima di quello non saprei veramente cosa dir loro, ma il vero tema, siamo alle solite. L'ipotesi della Maura è un'ipotesi difficile, lo sanno, lo sa anche il Milan. Io però per serietà ho detto prima di escluderla, vediamo, cediamoci, vediamo il progetto, eccetera, eccetera. Il San Siro, diciamo il Meazza nuovo, vicino al Meazza, è incompatibile con la sussistenza del vecchio, cioè veramente io quello è l'unico limite su cui sono categorico e mi pongo. Non posso caricare i cittadini residenti nella zona di 150 giorni all'anno di traffico, rumore, casino. Quindi quello è il mio unico vero limite. Se dovessero porre un vincolo sul secondo anello diventa un problema. Però questo vuol dire che le squadre probabilmente decideranno di andare o a Sesto o a Rozzano. È un dramma. Non è un dramma, però non è una bella cosa, ecco, dal mio punto di vista. Sovrintendenza, cioè, avete avuto notizie per quanto riguarda il vincolo? Non ancora, sanno che di fatto c'è bisogno che si esprimano prima, ci stanno lavorando, ma non abbiamo ancora notizie. Il referendum, come già garanti, quando si potrebbe esprimere, se ci sono dei tempi? Guardi, non ho partecipato a quella riunione, per cui adesso devo informarmi con i miei per capire quando si può. Però mi pare che il problema importante sia quello del vincolo. No, perché la sovrintendente è stata rassicurante sul fatto di gestire la questione e capire che non si può aspettare il 2025. Superò il vincolo del secondo anello, ha detto che ha bisogno di lavorarci. Poi non è la sovrintendenza da sola che decide, ma insomma è un sistema un po' più largo, deve sentire anche la sovrintendenza a Roma e quindi... Però è importante che si esprimano, questo è giusto, è nel diritto delle squadre. Si sono presi un impegno temporale nella risposta? Io credo che nel giro di un paio di mesi la questione sarà chiara.